Parliamo del deserto spirituale. Si può evitare? E cosa facciamo quando siamo in un deserto? Come possiamo uscirne al più presto prima di soffrire troppo? Perché a chi piace attraversare deserti? Giuseppe, non so, tu nella vita hai attraversato deserti spirituali. Come sei riuscito a superare questi momenti? Io parlerei al presente, cioè io ancora attraverso Ah sì? deserti, sì, certo. Ah sì? Sì, Ma non certamente. sembri che stai soffrendo in un deserto? Non lo Eppure so. l'apparenza a volte inganna. Io ho tutte le battaglie che hai tu e chiunque. Solamente che il soldato deve imparare a gioire mentre combatte. Non c'è un giorno che il diavolo non mi combatta, non mi attacca. Gesù fu tentato in tutti i modi come ciascuno di noi, va bene? Quindi non è che dice ok, il diavolo dice il signor Giuseppe è arrivato, adesso lasciamolo in pace. No, caro mio, anzi, noi che siamo in prima linea qua a evangelizzare, predicare, eccetera, guidare, i pastori hanno più attacchi dei fratelli. Sì, sono d'accordo che tutti i giorni il diavolo ci attacca, ci dà problemi. Sì, tutti i giorni abbiamo delle battaglie, però io non lo vedo questo come un deserto spirituale. Perché quando io ho un problema, e ce l'ho tutti i giorni, sempre penso, ma ci sono altri che stanno molto peggio di me, che soffrono molto di più. Questo non è niente. Il deserto spirituale per me è il momento più buio della mia vita, quando veramente ero disperata, ero giù, non vedevo la luce alla fine, non sapevo cosa fare. Quello per me è un deserto, quando è proprio peggio di tutti i brutti momenti, il peggio. Guarda, Dora, Apocalisse 3, Apocalisse no, è 2:10 deve essere. Mi daresti per cortesia quella scrittura? Combattiamo Apocalisse 2:10. il diavolo tutti i giorni. Sì. Naturalmente ci sono dei momenti che c'è un Getsemani, c'è un Calvario, c'è un Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Non è che questi abbiano una tribolazione così sempre. No. Perché il diavolo mi attacca sempre, ma non è che ho sempre una tribolazione. No, no, no. Il soldato deve camminare sempre con lo scudo alto e la spada in mano, nello spirito. Essere alerto. Essere allerta, stare allerta, capito? E quindi poi il soldato è. Impara anche a sorridere quando è ferito, impara anche il soldato di Cristo, impara a lodare sotto attacco. Oggi parleremo di quello, no? Devi imparare a vincere il diavolo anche quando il mondo dice di no, tutti scappano, tu devi andare avanti. Tutti scappano, fluttuano col vento della tempesta insieme all'immondizia, va bene? E il cristiano, il soldato cristiano, ciascuno di noi, deve andare controcorrente, controvento. E come si fa? Il miglior modo che la nave affronti la tempesta, quando arriva un'ondata, uno tsunami, tu sei sul mare, su una nave, com'è che l'affronti un'ondata con la nave? Che posizione? Io affondo, non lo so, Non sei non marinaia. lo so. I fratelli marinai te lo possono dire, Dora. Immagino che standing up, going against. Con la prua, cioè la de devi Why? fronteggiare, allora fluttui un po' come surf, devi cavalcare l'onda, se no l'onda ti distrugge. Se sei di fianco, l'onda ti capovolge. Invece di punta, ecco che fluttui sopra l'onda e la attraversi, per grazia di Dio. Quindi il miglior modo di vincere il diavolo è affrontarlo nel nome di Gesù, con le scritture, senza paura, e se devi morire, muori. Però tranquillo, si muore solo una volta. È il codardo che muore 1.000 volte. Però sai quando sei in mezzo a una tribolazione, un deserto spirituale, spesso ti sembra che neanche Dio ti risponde. E preghi e ti sembra che Dio è lontano, che non ti sente, che sei veramente abbandonato. E come fai a trovare quella forza di andare avanti? Lo trovi nello Spirito Santo, lo trovi in preghiera, lo trovi in ginocchio. Lo trovi sgridando il diavolo e lodando il Signore. La forza si trova nella lode.
anche quando tutte le cose vanno male. Specialmente. È quello il deserto. Specialmente quando non hai soldi, quando la tua persona amata ti ha abbandonato, si è trovato uno migliore, per esempio. E quello è il momento che vediamo se la tua fede è vera o se invece è una fede borotalco. Un soffio e il borotalco è andato. Se invece la fede è radicata, basata sulla roccia, e allora la tua amata o amato se ne può andare, tu continui con lui o anche senza di lui, anche meglio. Sì. Hai detto una cosa che penso che è una chiave. Passiamo ai deserti perché siamo provati, vedere se siamo radicati. Sì. Radicati nella fede, radicati nel nostro amore per Gesù, e non importa quello che succede, rimaniamo con Gesù. Il Dio che ha detto tutti i tuoi capelli sono contati, un passero non cade se non che il Padre lo sappia. Non potrebbe schioccare le dita e fermare il diavolo, l'anticristo, la tribolazione, i tuoi debiti, la moglie o il marito che dà i numeri, i figli che sono drogati di internet, non potrebbe? Signore, questa vita è così breve, che il Signore non la vuole sprecare, perché tutta l'eternità dipenderà cosa abbiamo fatto qui. Ebrei 9:27, cosa dice? Che viene dopo la morte, una viene volta il giudizio. È dato di morire. Morire e dopo viene il giudizio. E poi il giudizio non è che andiamo in cielo a riparare. Il ricco egoista di Luca capitolo 16 e non è che ha potuto riparare niente. Abramo gli ha detto: mi dispiace, tu hai avuto le tue cose belle nella vita e ora soffri. Lazzaro ha avuto le cose cattive e adesso gioisce. Basta, alla morte c'è un grande giudizio. Questo papa non capisce niente, che dice a lei di Dio ama tutti, salva tutti, questo qui non sa neanche cos'è la Bibbia, non so se l'ha mai letta, probabilmente sì, ma non ci ha capito niente. Alla morte c'è il giudizio, altro che tutti i fratelli musulmani, pagani, tutti, anche lui, pedofili, tutti, no caro, alla morte c'è il giudizio e molti risusciteranno per vergogna eterna e basta. Andate Gesù e crediamo a Gesù o al Papa? Che papa, vada a farsi un bagno alla sua piscina olimpionica al Vaticano, per cortesia. Va bene? Attenzione, questo qui è un grande imbroglione. È il più grande falso profeta mai esistito, questo qua. Va bene, quindi la domanda è questa. Fratello, sei nel deserto? Ci sono fratelli che ci seguono e sono nel deserto. Il marito è scappato, la moglie è così. Sì, sì. Cioè, abbiamo una pecorella qui vicino a noi, qui 4 ore di distanza. Qui in Sud America la distanza non si misura in chilometri, si misura in ore, sì, sì, sì. Perché le strade sono quel che sono. Una strada buona è un'ora, però un'altra strada è 3 ore. Quindi si misura in ore qui, non è come in Europa. Pecorella a 4 ore di distanza, e che la moglie è scappata con un idraulico. L'idraulico intenta riparare e la moglie dice deve riparare. La moglie, come la moglie di Potifar, in Genesi capitolo 40, no? Moglie di Potifar che è: oh, Giuseppe, coricati con me. E Giuseppe dice: no, è andato a finire in prigione, poveraccio, ma non si è coricata con la batona. Quindi c'è un fratello qui che ha 3 figli e la moglie si è messa con l'idraulico e poi ciao, adesso ancora con l'idraulico. Va bene. E cioè succede queste cose, un deserto. Ed è un fratello che si è messo a bere anche, ha cercato la risposta nel bere e sì. Stiamo pregando per lui. Grazie Signore, i 3 bambini che c'ha, 3 ragazze. Un deserto, ci sono deserti, capito? Il deserto non è quello che sedersi in una chiesa a cantare cantarelline. Quando ci sono deserti, quella chiesa che dove cantano come pappagalli non ti aiuterà per niente. Lasciate quelle chiese, per cortesia, lasciatele affondare quelle chiese, trovatevi una chiesa vera di cui speriamo noi di essere una, d'accordo? Amen, Dio ci aiuti. Allora, amen. Il punto è che i deserti non si possono evitare. Io devo pregare, sì certo, vuoi pregare Gesù, proteggimi dal deserto, proteggimi dalle disgrazie, è logico. Però non dire non li voglio mai, se no tu Dio non mi ami, no, arriveranno, arrivo per Gesù. Va bene. Quindi tutti ci passiamo. E Dio sta guardando dal cielo. Cosa guarda?
guarda in che modo li stiamo attraversando. Sto guardando in che modo stiamo reagendo, mormorando, sempre manna. Ah no, aspetta che ti tolgo anche quella, guarda. E la carne quando arriva, e Dio si è così arrabbiato, mi ha detto, vi darò tanta carne che vi uscirà dal naso, vi uscirà. Sai, quando la gente vomita, gli esce anche dal naso. È letterale. Un mese non ha mangiato carne, dopo li ha uccisi. Ci ha mandato la maledizione su di loro. Non si scherza con Dio. Ah, non vi piace? Non volete la manna? Preferite l'Egitto? Non si scherza con Dio. Non scherziamo con il Signore. Aspetta fino alla morte, finché tu... E poi il giudizio è eterno. È una cosa terrorizzante. Tutta l'eternità a biasimarmi che ho fatto la decisione sbagliata. Ho amato una panca di chiesa invece di evangelizzare, invece di vivere il Vangelo. Ho scelto di ascoltare il Vangelo invece di viverlo. In chiesa tutto perfettino e a casa sono un disgraziato. Come tratto la moglie o il marito. In chiesa tutto, oh come va, bene. Oh benissimo, oh, che bello vedervi, ah sì. Qui c'è il vestito bello stirato, tutto a posto, la domenica. Io non ti giudico mica per l'ipocrisia della domenica. Ti giudico per la 7 giorni alla settimana, cosa fai, cosa non fai. Allora Dio guarda dal cielo come stiamo attraversando. Quando arriva il deserto, devo vedere come lo attraversiamo. Per 3 giorni, appena usciti dall'Egitto, 3 giorni, niente acqua da bere. Come mai? Non è capace Dio? Caspita, ha fatto uscire l'acqua dalla roccia, con una bastonata su una roccia, è uscita l'acqua. Come? Non è capace? Certo che era capace. E perché? Si è dimenticato? No. Lì stava provando! E perché ci sta provando? Sta provando per far uscire gli spiriti cattivi del diavolo che ci attanagliano. Per essere più come Gesù. Per essere più, esattamente. Perfetto. Ti ringrazio. Perché vuole che diventiamo a sua immagine. Grazie Gesù. Secondo Corinzi 3, l'ultima scrittura, secondo Corinzi 3, per diventare a sua immagine. Grazie Gesù. Allora, Signore dal cielo guarda, sta controllando la nostra reazione, come reagiamo, sta controllando la nostra vicinanza a Lui, sta controllando la nostra lealtà a Lui. Vuol vedere la nostra affidabilità. Va bene, vai a Esodo 19, Isaia 61, c'è due scritture lì, due passaggi. Sta controllando, dicevo, la nostra lealtà, affidabilità, ci sta preparando per uno scopo. Perché i deserti? Perché il deserto? Perché le prove? Perché le tribolazioni? Ci sta preparando a cosa? Esodo 19, 3 al 6, ci sta preparando a questo. Esodo 19, 3 al 6. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo... Com'è? Ripeti? Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo... Ok. Parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Quindi perché il deserto? Perché il Signore teneva Israele, l'ha tenuta lì nel deserto? Per questo scopo, perché voglio, vi sto preparando, vi sto mondando, vi sto plasmando, vi sto insegnando, vi sto ripulendo da tutti gli idoli dell'Egitto, tutti gli idoli che avete seguito, imparato, amato, prima che siete nati di nuovo, prima che siete diventati cristiani, applichiamola a noi. Perché vi sto pulendo degli idoli, vi sto pulendo delle vostre idee, vi sto pulendo da voi stessi, perché mi siate un popolo di sacerdoti. Un tesoro particolare. Un tesoro particolare. Quanto amore c'è qui. Perché il deserto? Perché le prove, Angela? Per diventare tesori di Dio, che tutti vogliamo essere. E quanto amore il Signore ci dà in questo. Così ha detto Dora, ci sta facendo diventare? Come Lui. Come Gesù. Gesù è il nostro esempio, il campione, come dobbiamo essere.
Ma no, è troppo perfetto. Cosa trovo perfetto? Ha detto Gesù, Giovanni 13, vi ho dato un esempio che voi dovete seguire. Come il Padre manda me, io mando voi. Opere maggiori di queste farete, Giovanni 14, 12. Giovanni 20, 21. Opere maggiori di questo farete. Come non possiamo fare le cose di Gesù? Non saremo Dio, però possiamo essere come figlio dell'uomo. Possiamo essere come Gesù di Nazareth, va bene? Che era debole nella carne, come noi, tentato come noi, nel Getsemani ha chiesto a Dio di evitare la croce come noi. Cioè Gesù non era troppo perfetto. Marco 10 gli ha detto a uno che non sapeva più dove mettere i soldi, gli chiedeva, maestro buono, cosa posso fare per la vita eterna? Io ho soldi, posso comprarla? Parentesi. Gesù gli fa, e Gesù la prima cosa che gli fa ha messo un puntino sulla I. Alt, che succede? Non mi chiamare buono, perché non mi come Gesù è buono? Cosa stavo insegnando qui Gesù? Insegnando che se tu mi chiami a me buono, domani sarai tu il buono numero due. Qui buoni non ce n'è, c'è solo Dio. Va bene? E fin quando io ho la carne di Maria addosso, la carne del figlio dell'uomo, non era perfetto ancora. Va bene? Perché la sua carne non è perfetta. Se non altro moriva, poteva morire, quindi non è perfetta in quella. E questo è lo scopo del deserto. Il deserto serve a plasmarci. È come quando prendi un tubo stortato e gli dà quattro martellate per addrizzarlo. Io sto cercando di addrizzarci, la nostra capocchia è storta. Va bene? Col martello, con le botte. Infatti ha detto a Geremia, ha detto, non è la mia parola come un martello, ha detto a Geremia, ha detto Dio, la mia parola è come un martello. Quindi se ti senti martellato, ci sono i martellamenti del diavolo che sta martellando verso l'inferno, attenzione, i martellamenti di Dio che invece verso il cielo, ma sono tutti e due che martellano qua, eh sì, e allora devi guardare allo scopo, il martellamento va verso di qua e verso di là. Guarda che direzione il martellamento ti spinge. E dopo un po', se te, zucca dura, cominci a avviarti, il martellamento si ferma. Se invece continua, nonostante sta andando in direzione giusta, e allora è quell'altro, capito? È il leone ruggente. E il deserto serve a prepararci. Isaia 61, 6 e 7. Lo scopo del deserto. Perché il deserto? Perché mia moglie è scappata di casa? Perché mio marito alcolizzato pensa solo all'egoismo? E questo è un deserto. Perché lo sta attraversando? Per questo motivo. Leggilo. Isaia 61, 6 e 7. Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. La gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Voi mangerete le ricchezze delle nazioni. A voi toccherà la loro gloria. Invece della vostra vergogna, avrete una parte doppia. Invece di infamia, esulterete della vostra sorte. Alleluia. Sì, nel loro paese possederanno il doppio e avranno felicità eterna. Wow, wow, wow. Lode e lode, doppia, tripla, quadripla. E felicità eterna. Wow. Il Signore ci fa passare per il deserto per lo stesso motivo che ci è passato anche chi? Gesù. Gesù. E dove è scritto? Ebrei 5:8. Sì, cos'è che dice? Lo leggo in italiano. Brava, bravissima. Vedo che adesso andiamo bene con la telepatia qua. Stiamo migliorando, ragazzi. Ebrei 5:8. Perfetto. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Bravissima, Dora. Capito? Se Gesù ha dovuto imparare per le cose che ha sofferto, ha dovuto imparare. Gesù non è nato un genio Einstein, no, è nato che deve imparare. Maria deve insegnargli, attenzione, non si mangia così, si mangia così. Devo vedere come i miei figli mangiavano. Pensavo che la bocca fosse nell'occhio. Nell'orecchia, ma come mi sembra un quadro di Picasso, gli dice, ma così che si mangia?
Ma vieni qua che ti insegno. Ma perché non va? Ma non va bene, no. La verità è Il che cibo costa, non è mica la mascara, non è mica come si chiama la crema delle donne che vi mettete voi ogni tanto lì? crema. La crema di Crema. bellezza. Ho La verità è scoperto che che scritto questa, vi incremate tutte voi. sì. I tuoi figli quando erano piccoli non piaceva quello che mettevi nel loro piatto e sempre andavano nelle tue braccia per mangiare dal tuo piatto perché pensavano che è sempre meglio quello che papà mangia. Era lo stesso cibo, però dovevano mangiare da te, dal tuo Adesso non mi piatto. ricordo. Sì, Questi era un sono spettacolo. filoni, caro mio, uno è più filone dell'altro, questi qua. Tutto la mamma hanno preso. Un'altra. Allora, senti qua, e quindi Allora Gesù ha imparato obbedienza attraverso le sofferenze. ecco, quindi se Gesù deve imparare obbedienza, chi ci crediamo di essere noi? Perché andiamo in chiesa come se fossimo gli arcivescovi. Ecco che viene Sua Santità, il fratello tal dei tali. Oh! È una cosa che mi viene in cuore e dobbiamo chiamarlo amore quando il Signore ci permette di attraversare il deserto. Perché tante volte la nostra mente carnale dice: ma se Dio mi ama, perché permette questo? Perché? Perché a me? Perché Dio? Perché Dio? Però lo dobbiamo pensare all'incontrario. Aspetta, Dio mi ama. Mi vuole, come abbiamo detto prima, plasmare per essere più come Gesù, mostrare il suo carattere in noi. E per questo, perché ci ama, permette il deserto. Quando la gente ti guarda, chi deve vedere? Gesù, nel nome di Gesù, Se no siamo dei aiutaci, falliti, Signore. bancarotta. Siamo una banca rotata. Va bene, si usa rotta in inglese? Sì, putrefare. Marcio. Capisci? Una banca marcia siamo. Bancarotta, va bene? Se Sì. la gente guarda noi e vede Angela, vede Giuseppe, buonanotte, cosa vuoi che se ne facciano di fratello Giuseppe? Non serve a niente. Usa e getta. Chi è Giuseppe? Uno che vivrà un po' e fra poco lo porteranno in una fossa, fra qualche anno lo butteranno dentro, o coi piedi butteranno un po' di terra sopra. E quello era il fratello Giuseppe, ma non c'è nessuno lì. Amen. Va Amen. bene? È Amen. solo uno scatorcio di carne che è per la festa dei vermi. Fratello Giuseppe è in cielo. Sì. E già adesso Amen. dobbiamo vivere. Quando la gente guarda noi, deve vedere Gesù. Gesù. E se non vede Gesù, abbiamo Sì. bancarottato. Abbiamo rotto la banca, bancarotta, abbiamo fallito. Va bene? E come fa a Grazie, vedere Gesù. Gesù? Guarda, è sufficiente uno sguardo di amore. Sai, tu puoi baciare una persona con gli occhi, avete mai provato? Adesso vi mando un bacio con gli occhi, siete pronti? Dai, vai, 1, 2, 3. Una, due, tre. Hai visto? Sì, Con gli occhi. un sguardo E d'amore. si schiaccia, stringi gli occhi e quello è un bacio. Alleluia. Puoi dare sempre qualcosa a chiunque, ma io non ho soldi. Dai amicizia. Dai amore. I soldi è l'ultima cosa. Guarda, dalli a Giuda che era il responsabile delle finanze della prima chiesa. Questa è l'importanza che Gesù dava i soldi, li ha dati in controllo a un ladrone. L'ultimo donativo di quanto è stato nella sua borsa, ti ricordi? 30 denari. L'ultimo donativo. I soldi così vanno bene per le decime, non è che voglio predicare contro quello, no, però voglio dire, sono secondarie, non vai in cielo per chiedere le decime, ma vai perché nel tuo cuore hai Gesù, fai le cose per Gesù con tutto il cuore, quando dai un abbraccio a un fratello, sente Gesù. L'altro giorno uno ha dato un abbraccio a un altro e ha detto, ma senti, ma usa le braccia bene quando abbracci il fratello. Oh, qua sveglia, ecco qua in comunità gli abbracci devono essere elettrizzanti. Se tu abbracci uno e quello non sente che Gesù l'ha abbracciato, hai fallito. Quindi quando, fratelli, quando la gente vede noi, deve vedere Gesù, il suo amore, il suo sguardo, la sua gioia, la sua sincerità. Va bene? E allora voglio saltare un attimo a Giuseppe. A Giuseppe? Sì, quale Giuseppe? A te? No. No, un altro Giuseppe. Io posso anche lustargli le scarpe, questo qua. Giuseppe, uno che ha vissuto 4.000 anni fa, questo Giuseppe. Un Giuseppe in gamba.
Avete capito quale Giuseppe, no? Sì, la Bibbia. Sì. Giuseppe fu fedele. Fu fedele con chi? Col padre. Chi era il padre? Dio. Giacobbe, no? Ah. Giacobbe, questo qua è Giacobbe. Israele, va bene. Fu fedele col padre Israele. Fu fedele come schiavo da Potifar. Sì. Giuseppe è uno dei più grandi, non io, eh. Giuseppe è uno dei più grandi, grandi esempi della Bibbia, Giuseppe. È vero. Vero? Tanto che Dio gli ha dato due tribù a Giuseppe. Sai, due tribù gli ha dato. È vero, sì, sì. Mm-hmm. E cosa ha dato? Manasse ed Efraim, i suoi due figli. E poi, quindi fu fedele a Potifar, che lo comprò schiavo, va bene? Fu fedele nelle sue tentazioni, tentazioni sessuali dalla mogliettina allegra, la vedova allegra di Potifar. Fu fedele in prigione, va bene, ovunque andava diventava direttore. È vero. Capito? Dice Paolo nell'epistola, dice, schiavi, siate fedeli ai vostri padroni. Oggi satanista lo usa, oddio fuori di schiavi, ma figurati, fessacchiotto. Non è fuori, sta dicendo, se schiavo sei, sii un fedele schiavo. Così facendo, dice Paolo, convertirete i vostri padroni, i negrieri, capito? Sì. Vabbè, quindi non è che era fuori gli schiavi, è Gesù venuto per liberare gli schiavi, no? Quindi non ascoltate satanisti. E poi fu fedele dopo. Quale fu il passo dopo? Cioè dopo la prigione? Sì. Fu fedele come servo di Faraone? Sì, come viceré, sì, come viceré, principe sì. d'Egitto. Giuseppe divenne vice faraone, va bene? E quindi in questo modo, per la sua fedeltà, fu in grado di salvare Israele e tutta la sua famiglia. Era un gruppo, una tribù di 70. Loro si spostarono in Egitto e erano un gruppo di 70. Li salvò tutti. E fu fedele nel perdonare i suoi indegni fratelli. Anche sì. Che quello è un deserto. Caro mio. Perdonare. Guarda, vai a Genesi 39, leggi qualche scrittura. Guarda, le prime scritture. Leggimi fino al 6, devi leggermi. Genesi 39 dall'inizio? Sì, dall'inizio fino a... Prima sia scritture, i fratelli che non sono familiari con la sua storia. Genesi 39. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Quindi tutto quello che faceva gli riusciva bene, perché? Perché camminava in integrità, non saltava da letto in letto come certi, e alla moglie ha detto alto là, qui non si passa, capisci? Integro, capisci? Quindi l'integrità, la santità, che è parte della santità, è un ingrediente è necessario per poter fare guarigioni, per poter fare liberazioni, per così. Cioè non puoi vivere nel peccato andare a guarire la gente, e se le guarisci siete tutti e due fuori binario. Le streghe guariscono per soldi, cioè puoi guarire, tanti mai guarire. Però se vuoi essere benedetto, unto, devi camminare in santità, non puoi saltare nei letti facili, che è la prima tentazione che il diavolo usa con gli uomini di Dio. Quindi occhio, stare inocchiati, fratelli. Verso 3. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. E Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Wow! Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bel aspetto. E poi se conosciamo il resto, questa è una cosa che notò anche la moglie di Potifar. Non gli sfuggì l'occhio attento di questa adultera, no? Però Giuseppe non peccò, preferì andare in prigione, va bene, però di non peccare con la donna sbagliata. E poi Dio, abbiamo visto che gli ha dato una donna speciale, insomma, la numero uno d'Egitto, che doveva essere una brava donna, doveva essere.
Genesi 39, 7 e a 9. Genesi 39, 7 a 9. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: E gli disse: «Non dare i numeri, per cortesia. Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella sua casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Wow, che parallelo ti ricorda questo passaggio? Cioè, è un parallelo un po' nel certo senso che Potifar, che ha messo tutto nelle mani di Giuseppe, tutto, va bene? E arrivato il diavolo gli dice: «Sai, c'è un frutto però che lui non ti vuole dare, mangia anche quello e sarai come Dio». Capisci? E cioè qui Eva deve dire: «Ma come, stiamo scherzando? Dio mi ha dato tutto, di tutto, di tutto, tranne te che sei la moglie, Giuseppe». E nel giardino Eva dice: «Tranne questo frutto». Tranne questo, non puoi andare a letto con la moglie del tuo padrone, ma stiamo scherzando? Non importa se è una grande bagascia di porto, non puoi farlo, d'accordo? Devi... Come posso peccare contro Dio? Sì. Ma nessuno lo scopre! Ah, ah, nessuno lo scopre. Ma se ci sono lì di Dio, gli arcangeli, gli angeli, quei che hanno occhiali puntati, che hanno già contato tutti i capelli del tuo capo, Dio non lo scopre. Eh sì. Dio è lì che scuota la testa se sbagli passo. E può andare avanti anche per tanto tempo, perché Dio aspetta che la tua coppa si riempie. Perché aspetta? Perché una goccia prima dello straboccamento, cosa può succedere? Pentimento. E perché Dio aspetta che la coppa si riempia? Vediamo nella Bibbia, c'è un re chiamato Manasse che era praticamente il più indemoniato di tutti. Ha sacrificato i figli, portato Israele a adorare il diavolo. Questo qua alla fine è stato spedito prigioniero in Babilonia, e in Babilonia questo si pente. Caspita. Si pente, Dio lo perdona. E mi pare che il re di Babilonia lo ha rimesso ancora al suo posto in Israele, se non mi sbaglio. Mi pare che è tornato, è stato rimesso di nuovo. Insomma, fratelli, prima che la coppa strabocchi, fermiamoci, perché quando strabocca c'è il bastone, va bene? Genesi 39, 17 a 20. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie, che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Alleluia, alleluia, alleluia. Ovunque lo metti, un diamante è sempre un diamante, lo puoi mettere nel fango, lo puoi mettere in prigione, lo puoi mettere a far tentare da tutte le mogli di Potifar. Un diamante rimane un diamante. Gesù rimane Gesù, Giuseppe rimane Giuseppe, fedele. Dio ci aiuti a essere come lui, Dio ci aiuti, questo è un grande esempio per tutti noi. Un diamante è sempre un diamante. Lo puoi mettere dove ti pare, lo puoi coprire di immondizia di questo mondo, i peccati del mondo, ma il diamante prima o poi è diamante. Arriva Gesù, un lavacro della rigenerazione dello Spirito Santo, ed ecco che il diamante viene rimesso
redento. E come finirà Giuseppe? La storia di Giuseppe è troppo lunga per trattarla questa mattina, perché ci vorrebbero un sacco di tempo. Comunque andiamo alla conclusione di Giuseppe. Alla fine la fedeltà rende, la fedeltà viene benedetta. Alla fine, prima o poi, ci vogliono magari anni, è stato in prigione per anni schiavo da Potifar, e però se, sempre fedele, sempre la fedeltà c'è un premio immediato. La fedeltà costruisce il tuo carattere. Il carattere è una cosa che viene costruita con la fedeltà. Il soldato può avere più carattere dell'ufficiale. Va bene? Vediamo come il Signore ricompensa Giuseppe. Il giorno viene che, andiamo a Genesi 41, 37 a 46, mi dovresti leggere. Il giorno viene che dopo che Giuseppe ha attraversato il deserto. Esatto. Dimmi, tell us more. Ha attraversato il deserto, ha superato la prova. Il Signore ha visto la sua fedeltà e le ha potuto fidare. Ha potuto affidare. Affidargli. Questo che ci leggeremo adesso. Perché penso che siamo anche questa scuola del deserto, è un allenamento. Un addestramento. Perché il Signore lavora attraverso di noi, vuole aggiungere anime attraverso di noi. Allora dobbiamo essere fedeli di rappresentarlo. Come un ambasciatore, no? Sì, come abbiamo letto in Esodo 19:3 a 6, abbiamo letto che lo scopo di Dio è farci diventare sacerdoti, re, regine, principi, principesse, Apocalisse 5:9-10, versione Diodati, dice: hai fatto di noi re e sacerdoti e regneremo sulla terra. Sai, Gesù ha detto in Matteo 19, ha detto: è stato fedele con 5 talenti, 5 città, 10 talenti, 10 città. Proprio ha scandito città, quindi nazioni, quindi continenti, pianeti, galassie. Capito? Perché poi la galassia sarà riempita, no? E quelli fedeli riceveranno da Dio premi che adesso non possiamo immaginare. Però seguiamo Gesù non perché ci darà un premio, ma perché è Gesù. Punto e basta. Premio o non premio? Io quando ho cominciato a seguire Gesù e evangelizzare, che ne sapevo dei premi? Non ci capivo niente. Poi dopo anni, ho cominciato a capire, cioè, qui ci sono anche premi, tra l'altro. Quindi ci sono solo tribolazioni e essere tribolati e seguire il Signore perché è il Signore. No, anche premi e benedizioni. Va bene? Credo che i premi sono collegati non solo al fatto di superare la tua prova e il tuo deserto, ma di aiutare altri. Perché una cosa che spesso non si parla su Giuseppe è che il suo deserto non è stato solo per insegnarlo a diventare un uomo di Dio, per farlo grande in Egitto, ma anche per aiutare altri. Lui ha salvato la sua discendenza, ha salvato gli ebrei. Quindi credo che anche noi, quando attraversiamo il nostro deserto, dobbiamo pensare alle cose più grandi, non solo come migliorare il mio carattere, come diventare io più saggia. Sì, queste cose succederanno se tu hai il cuore aperto, il Signore ti insegnerà, ma c'è ancora qualcosa più grande che il Signore vuole usarti per aiutare quelli che a loro turno stanno attraversando un deserto. Infatti si dice che in un deserto il crimine più grande è quello di sapere dove si trova l'acqua, ma non dirlo agli altri. Quindi noi sappiamo dove si trova l'acqua e possiamo aiutare quelli che stanno attraversando i loro deserti a trovare l'acqua della vita, a trovare le risposte, a riuscire a superare. E questo è anche lo scopo per il quale il Signore ci insegna. E voglio leggere una scrittura su questo in 2 Corinzi 1:4. Benedetto sia Dio il Padre, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. 2 Corinzi 1:4. Quindi le nostre lezioni non sono solo per noi,
così che noi diventiamo grandi uomini e donne di Dio, ma per aiutare altri. E allora sì che avremo un premio. Il premio e la ricompensa dipende anche da questo. Amen. Non pensare solo a noi stessi. Amen. E quello è lo scopo, essere come Gesù. E Gesù è il suo scopo, è Gesù come cuore. Perché essere la figura di Gesù sempre come un cuore? Capisce? Cioè, il cancro è rappresentato dal diavolo. Prende, prende e dà niente. Malattie. Mm-hmm. Gesù dà, dà e dà. E dà vita, dà forza. Sì. Alleluia. Io sono la via, la verità e la vita. Siamo qui per essere come Gesù, e Gesù è venuto qui solo per offrire il suo corpo, sua vita, il suo sangue, solamente per salvarci. Quindi un mondo che respinge Gesù non ha scuse. Se non fossi venuto, detto Giovanni capitolo 1, non avrebbero colpa. Ma perché sono venuto? Adesso sono colpevoli. Adesso non hanno scuse. Genesi 41, 37 a 46. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Il faraone disse ai suoi servitori: potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? Così il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il faraone disse ancora a Giuseppe: vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'agnello del dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: in ginocchio. Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. Il faraone chiamò Giuseppe Safanat Panea e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Wow, c'è così tanto qui. Wow, wow. Apocalisse 3:9. Grazie. Apocalisse 3:9. Che immagine profetica del futuro della sposa di Cristo, quando avendo dimostrato sua fedeltà al Signore, gli viene dato tutto l'Egitto, tra virgolette, cioè viene dato. L'Egitto rappresenta in questo caso un po' il regno di Dio, che Giuseppe, viene dato a Giuseppe un po' come il regno di Dio se l'ha dato alla sposa di Cristo. I cristiani, quelli tra di noi che saranno, si saranno dimostrati fedeli. Dimmi. Apocalisse 3:9. Sì. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Incredibile come il Signore dice, qui sta parlando alla chiesa di Filadelfia, la chiesa fedele che rappresenta la sposa, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi. Incredibile. Un po' come i fratelli di Giuseppe che dovettero venire a inginocchiarsi, prostrarsi ai suoi piedi e capire che Dio l'ho amato, che Dio è stato fedele. I fratelli infedeli che l'hanno venduto come schiavo andranno a inginocchiarsi davanti a Giuseppe. Le chiese infedeli adesso che vendono come schiavi i profeti, i messaggeri, gli uomini di Dio che sono qui ad aiutarli, che sono qui a benedirli, sono qui a guidarli dall'anticristo, al marchio della bestia, questi fratelli infedeli di Giuseppe oggi, sono i cristiani fedeli che danno il messaggio. Va bene, e queste chiese infedeli che maledicono questi Giuseppi di oggi, va bene, chi è Giuseppe oggi? Tutti i cristiani veri, i profeti, i messaggeri che guidano le chiese a prepararsi dall'anticristo, a prepararsi alla tribolazione, a prepararsi dal marchio della bestia che l'anticristo metterà sui bambini, sui neonati, come gli egiziani buttavano i bambini coccodrilli del Nilo, così fra poco i bambini dei cristiani saranno gettati a coccodrilli del marchio della bestia. Va bene? E loro però li vendono come schiavi.
In che modo? Li maledicono, li perseguitano nelle prediche, su internet, tutti quelli che sono fedeli. Chi sono i fedeli? Ma io non sto a me a dirlo, i frutti lo mostrano. Non sta a noi dire chi è Filadelfia e chi è Laodicea, una cosa che non faccio mai. Però la storia si ripete. Ed ecco che Faraone gli dice, ecco qui c'è l'anello, il mio rappresentante, come il sigillo, il suggello dello Spirito Santo che riceviamo. Però quella è solo una parte. Va bene che riceviamo lo Spirito Santo, ma possiamo ancora diventare addormentati in chiesa. E c'è l'altra parte, è l'unzione, l'ubbidienza. La sposa di Cristo non è quella che ha il battesimo dello Spirito Santo, ma quello che ubbidisce alla chiamata del battesimo dello Spirito Santo. Che parallelo enorme, Giuseppe, che viene messo, diventa viceré d'Egitto, va bene, e i fratelli che rappresentano la chiesa dell'Laodicea, che lo vendono. Però cioè, nonostante Dio ama l'Laodicea, e Dio la salva attraverso il Giuseppe, il principe d'Egitto. La salva, vengono, però si devono buttare in ginocchio ad adorarlo. Appunto Apocalisse 3,9 dice: io li farò venire a prostrarsi davanti a te e riconosceranno che tu sei il mio Giuseppe. Tu sei il viceré, non dell'Egitto, ma del regno di Dio. Seduto sul trono, Apocalisse 3,21. Seduto sul trono, insieme a Gesù, la sposa di Cristo. Quindi, fratelli, siamo fedeli. Fratelli, possiamo essere tutti dei Giuseppe. E posso anche io essere un Giuseppe come quello là, come quel Giuseppe. Va bene, fratelli? Amen, amen. Alleluia. Voglio condividere in due parole. Qualche tempo fa stavo attraversando un deserto spirituale interiore, non è che era qualcosa di fuori, sino un deserto interiore spirituale. E quando sei in mezzo a quel deserto, alcune volte neanche senti la presenza di Dio. E voglio dire che una decisione che si fa in quel deserto, io penso che è l'inizio di avere la vittoria, anche se sei ancora nel deserto. Lo puoi sopportare. Lo puoi attraversare. E per me è stata una cosa soprannaturale il versetto di Habacuc 3, 17 a 19, che il Signore, io non so di quelli che, ci sono alcune chiese, alcune religioni che spaccano la Bibbia e ti sale fuori un versetto. Conosco alcuni cristiani. Può funzionare tranquillamente. Dipende dalla tua fede, non li criticherei. No, però dico che non sono abituata a fare quello, però in quel momento, qualche tempo fa, ho aperto la Bibbia e mi è venuto questo versetto. Vedi? Due giorni dopo leggevo un piccolo libro cristiano e c'era questo versetto. Mm-hmm. Per una settimana questo versetto mi usciva negli occhi, lo Spirito Santo che me lo dava. Gloria a Dio. E per me è stata la chiave da poter sopportare il deserto e superare. E amare Gesù attraverso il deserto. Cosa dice il versetto? Abacuc 3, 17 a 19. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Deserto, niente funzionerà. 18. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza, perché Dio, il Signore, è la mia forza. Gloria al Signore. Prendere questa decisione, anche se non uscirò mai di questo deserto, la mia gioia sarà nel Signore, la mia forza è il Signore, e io lo benedirò e Gloria, lo amerò. Tu sei già non uscita, importa cosa. Sei già uscita dal deserto, che dolce figliola, sei già fuori. Che il deserto è nel nostro cuore. Sì, tante volte è un deserto interiore anche. Questa donna che era nel braccio della morte, una storia vera, e che aveva rovinato tre famiglie, aveva ucciso una donna, eccetera, eccetera, tre famiglie ha rovinato, braccio della morte. E a un certo punto cerca di suicidarsi, dice: non servo più a niente. Cosa vivo? Mi aspetta l'esecuzione.
nel braccio della morte questo è un evangelista, la evangelizza, si salva, riceve Gesù. E dopo che riceve Gesù dice, io vorrei morire, che qui sono in isolamento, che non poteva vedere nessuno, aspettavo l'esecuzione, storia vera. E allora quest'uomo di Dio gli dà messaggio, gli dice, guarda tu quello che puoi fare, questo qui, puoi essere sposa di Cristo, perché tu non sei l'assassina di prima, adesso sei una nuova creatura. Cosa puoi fare? Puoi prenderti cura dello sposo, amare tuo marito in continuazione. Questa donna cominciò a farlo, cominciò ad amare Gesù, a volergli bene, a parlargli, e cominciato a ricevere risposte. E dopo chi le parlava diceva, io sono in paradiso, io sono felicissima, mio sposo mi parla. Gloria a Dio. E credo che è stata giustiziata. E però è morta felice. Quindi voglio dire, fratello, se sei in una situazione, se sei in un deserto, innanzitutto cerca di uscire. Se c'è un marito che è indegno, una moglie indegna, esci, vattene. Lascia gli streghi, le streghe, gli stregoni alle spalle. Dio non vuole che rimani nel deserto. Se nel deserto sei, continua a camminare ed esci. Però a volte ci sono deserti che sono diversi, non è solo abbandonare una persona indegna, ma ci sono situazioni, può essere una malattia, può essere qualunque cosa che ti manca la fede di guarire. È successo a me. In quel deserto, se come dicevi tu Dora, se semplicemente comincia a lodare, lodare, benedire, parlare a Gesù e ascoltarlo, il tuo deserto diventa un paradiso. Richard Wurmbrand diceva, cielo di isolamento, torturato, e cielo di isolamento. E cielo di isolamento erano disegnate per far impazzire le persone e poi dire, è un pazzo. E lui era un dissidente dal comunismo perché era pazzo, si è scoperto che era pazzo. E facevano impazzire apposta. E lui per non impazzire scriveva sermoni. E le ha memorizzato 158 sermoni. E poi ha scritto anche un libro, invece, sermone. E lui ha detto che lo sposo veniva a trovarlo in quella prigione. E detto, sono parole sue, dice, le mura della prigione diventavano diamanti, tutto brillava. Non avrei cambiato quella prigione per un castello. Infatti abbiamo messo da parte 30 pillole per suicidarsi, davano le pillole per dormire la notte. E lui per 30 notti non le ha prese. Finalmente è arrivato alle 30 pillole per suicidarsi. Era arrivata la notte del suicidio. E stava prendendo le pillole e Dio l'ha fermata. No, non voglio che muori. E allora le ha buttate via. E ha allacciato una relazione con Gesù, che poi è diventato Richard Wurmbrand, che tutti conosciamo, è morto, è andato in cielo da Gesù adesso, un grande, grande, grande uomo di Dio. Va bene, stava morendo di tubercolosi, era spacciato. E cosa ha fatto? Ha confessato tutti i peccati, ha confessato i peccati con abbondanza, sovrabbondanza, ed è guarito, con una confessione. Tanti non guariscono perché non confessano i peccati. Vogliono il tocco magico del guaritore, ma sai, il guaritore ti può anche guarire, però la malattia ritorna, perché la malattia è entrata per un peccato, esce per la fede del guaritore, ma torna per la tua mancanza di fede. Gloria a Dio, grazie, gloria Gesù. A Dio, grazie, gloria Signore. Al Signore, sì. Alleluia. Il nostro deserto spirituale può diventare un paradiso, fratello, dipende da noi. Amen. Una domanda sorge. Fino a quando continuerà questo deserto? Per alcuni un giorno, per alcuni un mese, per alcuni un anno, alcuni ci moriranno. Domanda, quando, Signore, esco? Ma secondo me la maggioranza dei deserti che attraversiamo non sono a morte, sono per imparare lezioni. E questo, il nostro deserto continuerà fino a che non abbiamo imparato le lezioni che sono indispensabili, per le quali Dio ci ha messo nel deserto, lezioni che Dio ha per noi.
Quindi dipende da noi quando usciremo dal deserto. Attenzione, uscire dal deserto si può uscire anche spiritualmente, cioè non è necessariamente uscire dal deserto materiale, sì. È sufficiente che esci in modo spirituale. Cioè le circostanze forse non cambieranno, ma il tuo atteggiamento cambierà. Cambi tu. Tu non puoi cambiare il mondo, però puoi cambiare te stesso. Puoi cambiare la tua ottica, il tuo punto di vista, la tua prospettiva del mondo, e il mondo è cambiato. Se tu esci fuori che piove e ti metti a imprecare, ti metti a mormorare, e la giornata da buia diventerà cupa, da cupa diventerà tenebrosa, tenebrosa diventerà buia completa. Se invece cominci a lodare, grazie a Dio per la pioggia. Preferisco il sole, ma ti lodo per la pioggia. Amen. Va bene, San Francesco era un maestro di questo. E la sorella pioggia, il fratello sole, il fratello vento, anche la sorella morte lui chiamava. Un grande esempio, vero, Francesco, sì, no? Sì, per sì. Mostrare una chiesa decadente com'è che si deve vivere il cristianesimo. Si è distratto un po', che si è messo a costruire chiese fatte di mattoni invece di la chiesa che Dio lo ha chiamato a costruire, una chiesa spirituale, non un'altra chiesa di mattoni. Comunque ha fatto abbastanza tante cose per bene, Dio lo benedica. Amen. E allora possiamo uscire dal deserto quando vogliamo, quando dipende da noi, però solamente se andiamo a Atti 16, solamente se impariamo a quello che dice in questa scrittura, Atti 16, vai 25 e 26. Se impariamo queste scritture, e non parlo se memorizzare il versetto non capisci niente, sto parlando se capiremo il messaggio di questa scrittura, e allora usciremo dal deserto, perché fratello tu puoi uscire dal deserto oggi, sorella sei stato troppo tempo nel deserto, esci adesso. Atti 16, 25 e 26. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Ecco, nel loro caso Dio rispose subito, perché avevamo un lavoro da fare all'ora di corsa, infatti il carceriere, la moglie e la famiglia si convertirono tutti. Così devo fare per essere salvato, credi nel Signore Gesù, sarai salvato tu e tutta la tua famiglia, all'ingrosso, cioè c'era lavoro da fare. E erano nel luogo più basso della prigione, non c'era luce, buio che non vedeva un millimetro, va bene? E cosa facevano? Si sono messi a cantare, fratelli, imparate gli inni, imparate canti cristiani, non canterelline così da... ma canti veri, solidi, che puoi cantare mentre vai alla morte, mentre vai al patibolo, che puoi cantare mentre ti torturano, puoi cantare mentre muori, va bene, imparare canti solidi e scritture. Se non sei bravo a cantare, memorizza scritture, anche se ti dimenticherai i riferimenti, la scrittura rimane scritta a fuoco nel tuo cuore. Lo Spirito Santo la porterà alla mente. A me in continuazione io parlo alla radio, mi vengono scritture a destra e a sinistra, a volte così veloce che non riesco a parlare abbastanza velocemente, voi lo sapete. Si chiama lo Spirito Santo che io ho, che tu hai, che tutti noi abbiamo. Quando memorizziamo le scritture, Giovanni 16, 13, poi verrà lo Spirito Santo e ci porterà alla mente, ci guiderà in tutta la verità e ci ricorderà di tutte le cose che Gesù ha detto, tutte le cose che di Gesù ci hanno insegnato, e ci ricorderà anche delle cose a venire che non ci hanno insegnato. Capito? Amen. Perché lo Spirito Santo non è limitato alla nostra cocuzza piccolina. E queste si chiamano rivelazioni. Questo è lo Spirito Santo che apre la bocca, non sa cosa devi dire, e Gesù parla. E questo è profetizzare. Amen. Alleluia. Profetizzare in lingue straniere è secondario, perché la gente non capisce. E bisogna profetizzare in italiano, nella lingua italiana e inglese, quello che la gente capisca. Alleluia. Amen. Andiamo ai salmi. Salmi 119, Salmo 50 e Salmo 91. Tre passaggi bellissimi. Ce li avete?
Allora, Salmo 119 deve andare a 62. Cosa stiamo imparando qui? Che usciremo dal deserto se... Lodiamo Gesù. Lodiamo. Grazie Gesù. Ringraziamo. Grazie Signore. Benedetto sei Signore. Amen. Signore, se io sto morendo, niente. Se stai morendo, ti non lo so, Gesù. Ma muoio felice perché? Amen. Perché vado in cielo, vado da Gesù. Amen. So chi mi aspetta e nel frattempo, mentre vado, prenderò le mani di tanti bambini, tanti, 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 e per portarmi un più grande grappolo possibile. Così che quando arrivo là troverò Matteo 10, 23, aspettami. No, no, scusa, Matteo 25, 25 23, 23, che dice, ben fatto. Servo fedele. Servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, Signore, voglio dire pochissimo, io ti metterò sopra molto. Perché chi è fedele nel poco? È fedele nel molto. Chi è fedele nel poco, io lo benedirò nel molto, dice il Signore. Allora, Salmo? 119, 62. A metà della notte mi alzo per lodarti a motivo dei tuoi giusti giudizi. Alleluia! Amen. Sai, mezzo della metà della notte che, oh, non riesco a dormire. Che grande benedizione! Posso lodare il Signore. Sì. L'insonnia, puh, che stupidaggine! Loda il Signore. Sì. Non esiste l'insonnia. No. Sogna Gesù, benedice e loda finché ti addormenti. Ti addormenti felice come una Pasqua. Salmo 50:15. Salmo 50:15. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Cos'è la sventura? È il deserto. Invocami nel deserto. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Alleluia. E poi c'è anche l'ultimo versetto di sempre Salmo 50, versetto 23. Dice, chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. E chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio. Quindi, una cosa è sicura. Colui che ha numerato tutti i capelli del nostro capo, sa anche quando è il momento di trarci fuori dalla tribolazione. Il malvagio ne prende il posto. Va bene? Gloria al Signore. Amen. Dimmi, Amen. Dore. Qualche tempo fa, evangelizzando con l'autostop, per 3 ore non si è fermato nessuno, eravamo in mezzo di niente e nessuno si è fermato per darci un passaggio. Andavamo a evangelizzare in un luogo che era un po' lontano. Se fate autostop, imparate quello che ho imparato io. Andate di benzinaio in benzinaio, sì. E così va bene, non andate in mezzo del nulla. No, lì ci hanno lasciati e allora non c'era niente intorno. Assicurate che vi lasciano da un benzinaio o in un centro. Sì. Non fatevi lasciare in mezzo del nulla. E dopo 3 ore di deserto, Signore, aiutaci. Il Signore ci ha dato proprio questo versetto. Salmo 50:15. Invocatemi e vi salverò. Allora ci siamo messi a lodare il Signore per il passaggio che il Signore ci manderà. Nel nome di Gesù ti lodiamo, Signore, ti benediciamo. Il tuo santo nome, alleluia, grazie Gesù. Non abbiamo finito di dire amen. È venuta una macchina, si è fermato e ci ha dato il passaggio. È stato incredibile. Mi avete chiamato nel taxi celeste. No, veramente. No, ma la parola funziona. Anch'io mi è capitato storie di tutti i colori. Grazie Gesù. Di tutti i colori. Era notte, buio, io con un fratello. E allora, se con una sorella è facile, si ferma perché dice un assassino serial killer non va con una donna in giro a fare le sue serie. E due fratelli è più seria la cosa, era buio. E si ferma una macchina, ci carica, ci porta a destinazione e dice, sai, io non ho mai preso nessuno in macchina, non mi fido. E questo, due uomini di notte al buio. Grazie, Signore. Dimmi te se non è miracolo questo. Sì. Perché il Signore ha promesso, amen. Amen. Guarda, devi andare al Salmo 91, 13 a 16. Sempre sul tema che nel deserto loda il Signore, nel deserto su col Signore, nel deserto benedici il Signore e benedicilo e benedicilo finché o esci dal deserto o il deserto esce da te. Bravissima. Salmo cambi 91 dentro. 91 13 a 16. Allora va bene, forza forza tu nel camminerai nome di Gesù. Sul leone e sulla vipera schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò,
perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Grazie, alleluia. Signore. Amen. Salmo 91, per cortesia, questo è un capitolo da memorizzare, darsi da fare, per favore. Allora, personalmente credo che tutti capiscono questo messaggio, tutti, non c'è nessuno sciocco che non capisce questo messaggio, tutti lo capiscono, però quelli che ascolteranno lo metteranno in pratica quando sono in difficoltà, che si metteranno a lodare nelle difficoltà, saranno solamente chi? Le vergini con olio. Capisci? Quelli che, sì, che piova, che ci sia sole, che sia facile, che sia difficile, nessuno può fermare una vergine con olio dal salire, scalare il suo calvario, nessuno, perché ha deciso. Il martire non solo è disposto a morire, ma vuole, desidera, quando giunge il tempo di Dio. Alleluia, alleluia. Amen. Gloria, gloria, grazie Signore. Bene, concludiamo con qualche esempio di deserto spirituale? Sì. Ok, va bene. Allora, andiamo a Isaia 59, 14, perché leggiamolo prima. Isaia 59. 59, 14. 14. La rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontana. La verità, infatti, soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce ad avvicinarsi. Va bene, cosa sta dicendo qua Isaia? Sta dicendo, Israele, qui siamo nel deserto. Qui, cos'è che non riesce ad avvicinarsi? Il diritto non riesce ad avvicinarsi. Capisci? Il giusto, il bene, non può avvicinarsi. Tanta la malvagità attorno. La verità è scomparsa. Capisci? E sembra scritto stamattina per il mondo di oggi. Sì. Quindi, fratelli, non vi meravigliate se siete circondati da... Se guardate le notizie, vedi un sacco di indemoniati che vogliono aborto, guerra, tasse, questo, quell'altro, partito qui, partito di là. Noi non siamo di nessun partito. Siamo al di sopra. Siamo sopra. A livello superiore, livello di Gesù, noi siamo lì. Luca 6, 21, cosa dice? Luca 6, 21. Non sorprendetevi se siete circondati dal male, non sorprendetevi, va bene? Prendetela, come si suol dire, con filosofia. È così, finché usciremo dal nostro calvario, finché non abbiamo finito di portare la nostra croce, sarà così, fratelli, quindi tanto vale accettarlo. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Luca 6, 21. Amen. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro. Fino a 23. E vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Matteo 5, 11 e 12, i padri loro facevano lo stesso. Quindi il male che succede adesso, e c'è sempre stato, e ci sarà fino ad Armageddon. Va bene, lì, poi lì regniamo, regniamo con Gesù, ciascuno nella mansione, qualcuno di noi regnerà come Giuseppe in Egitto e qualcuno sarà come i fratelli di Giuseppe in ginocchioni, in ginocchioni Apocalisse 3,9, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi, chi? I cristiani indegni, quelli che invece di aiutarti ti perseguitano, invece di benedirti ti maledicono, invece di darti una mano fanno la campagna contro di te, nonostante i tuoi frutti sono buoni. Questi verranno a prostrarsi, dice il Signore. Matteo 5. Matteo 5, 11 e 12. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli.
poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Gloria. Quindi nel momento che viene perseguitato, ma attenzione, non perché rubi gallina, perseguitato per il Vangelo, va bene, in quel momento lì diventi un profeta. Perché, come dice, perché così? Come dice? Rileggi il verso 12. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Quindi sei a livello profeta quando viene perseguitato per? Per il nome di Gesù. E Gesù. Non perseguitato perché dai numeri. No. Va bene, non ti mettono a manicomio perché dai numeri, no. Per Gesù. E allora sei un profeta. Va bene? Solo i profeti vengono perseguitati. Chi sono i profeti? Quelli che scrivono il libro di Daniele numero 2, l'Apocalisse numero 2? No. Profeta è uno che ti dice Gesù ti ama e ricevi Gesù. È uno che ti dice Dio è amore e tu ascolti e ti apri il cuore. Qual è il profeta? Sta profetizzando perché il frutto è la salvezza. Non c'è frutto maggiore, più grande della salvezza di Gesù. E se tu dici una parola, possa essere buongiorno, ti voglio bene, gloria a Dio, e quello si apre Gesù e stai profetizzando. Perché è la parola, è quel gioiello messo al tempo giusto, nel posto giusto, nel cuore giusto e che ottiene il frutto giusto. Stai profetizzando. Profetizzare viene dal verbo proferare, io proferisco. Cioè non è per forza le profezie dell'Apocalisse, no, stai dando quello che Dio vuol dare. Dio non gli interessa dare Apocalisse numero 2, vuole salvare quell'anima. E quell'anima non la salvi con l'Apocalisse necessariamente, la salvi dandogli amore. Se tu dai amore, stai profetizzando. E non c'è profezia più alta di dare l'amore di Gesù. Gloria a Dio. Allora, andiamo all'esempio dei profeti. Giacomo 5, 10 e poi Atti 9. L'esempio dei profeti. Giacomo 5, 10, questo era il fratellastro di Gesù, vescovo di Gerusalemme. Un grandissimo apostolo, il fratello di Gesù nella carne. Giacomo 5:10. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Giacomo 5:10. L'altro versetto è Atti 9. Sì, deve andare a Atti 9, comincia a 15 e 16. 15-16. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è un strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Atti 9:15-16. Qui abbiamo Dio sta dicendo che Paolo avrebbe sofferto molto per il suo nome. Quindi Saulo, che poi diventa Paolo, va bene, viene convertito e Dio gli dice, gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Quanti deserti spirituali dovrà affrontare. Quanti deserti spirituali. Ogni tanto si fermava, faceva la lista. Stato, ho naufragato 3 volte, battuto con le verghe. Ti hanno battuto sulla schiena con le verghe. Sai, una verga, caro mio, non è mica... No. Non è una sculacciatina, una verga sulla schiena, patapum, patapum. E lì, quello... Sei sicuro che vuoi predicare Gesù? Ancora botte. No. Ancora vuoi predicare Gesù? Ancora botte. Quindi messo in prigione, naufragato 3 volte, battuto con le verghe, una volta lasciato per morto e risuscitato. Capisce? Però Paolo non avrebbe rinunciato a queste sofferenze per tutto l'oro di Erode, per tutta la potenza dell'imperatore romano, per tutta la forza delle legioni romane, per tutta l'autorità del Sinedrio, dei farisei e sadducei messi insieme. Nessuno poteva togliergli le sue persecuzioni in cambio di allori e gioie terrene. Perché? Perché aveva una comunione con Gesù. E questo, fratelli, ogni giorno dobbiamo lavorare, la nostra comunione con lo sposo. A cosa serve essere sposati e poi il marito, la moglie, così, è una cosa da far vedere alla gente e poi a casa, ognuno nella sua stanza? Cosa serve essere
cristiani e poi Gesù e qualche statua in una chiesa domenica mattina, oppure una panca. A cosa serve? Il cristianesimo senza comunione, se un cristiano non ha comunione con Gesù, io non so neanche se è cristiano. Vabbè, c'è la pesciolina sulla macchina, il rosario attaccato allo specchietto retrovisivo che gli dà fastidio quando guida. Ma non sappiamo se sarà madonnaro, sarà un protestante, sarà quello che ti pare, ma il cristiano si riconosce dalla comunione. Va bene? Come sai che tu sei sposato con una persona, sei sposato? C'hai comunione, e non parlo solamente nella carne. C'è comunione nello spirito, con carne e senza carne. C'è quelli che erano fidanzati, due fidanzati, una storia vera, si stanno per sposare e la moglie ha avuto un incidente, è diventata paralizzata, completa, totale. Totale, erano fidanzati. E questo l'ha sposata lo stesso per accudirla, pensa quanto la amava. Non è, qui non è questione di sesso. Ci sente che si sposa così che la moglie gli cucina, scusa, trovati una serva, scusa, che ti cucina. Trovati una lavandaia che ti fa i panni, trovati una che ti ammazza il pavimento. Ti sposate una povera disgraziata che ti fa queste cose. Se il matrimonio non è amore, non è matrimonio. Va bene? Se noi siamo cristiani senza comunione con Gesù, non siamo cristiani. E se cristiani lo siamo, sicuramente non siamo le vergini con l'olio. La cosa primaria, fratelli, ancora prima di andare a evangelizzare, è la comunione con Gesù. Prima di leggere la Bibbia è la comunione con Gesù. Prima di predicare il Vangelo come pastore della chiesa a 10.000 persone è la comunione con Gesù. Io posso predicare la comunione, ma se io non ce l'ho, sono l'ipocrita di prima categoria. Va bene? Ma no. Grazie, Signore. E così Paolo soffriva per Gesù. Stiamo noi soffrendo per Gesù o solo scaldando una stupida panca della domenica mattina? Ma dategli fuoco, portate un po' di benzina. Scusi, prete, scusi che lo porto fuori, voglio fare un falò di Sant'Antonio, così che un po' di vagabondi fuori si scaldano. Guarda, ho comprato anche mezzo chilo di salsicce, così le scaldiamo. Sai, con le panche di chiesa puoi fare delle ottime salsicce. Hai provato? Prendi 4 rami dall'albero, infili la salsiccia, dai fuoco alle panche di chiesa e ti mangi la salsiccia. Chi ha detto che le panche sono buone a niente? Puoi fare delle ottime salsicce, va bene? Suggerimento che do a tutte le chiese della domenica mattina: fate un bel falò sacrile, ma quale sacrile, che Gesù non aveva queste panche? Oh, va bene, Angelo, ho capito lo sguardo. Va bene. Ho capito tutto, guarda. Angelo mi manda messaggi in morse. No, sono d'accordo, sai. B, devo... Il tempo fugge? Sì, andiamo al prossimo. Va bene, senti, io ho ancora 4 scritture e poi chiudo la... Va bene? Ok. Posso sì, andare? Sì, perché ho delle bellissime testimonianze che i fratelli inviano riguardo al deserto che loro hanno attraversato. Ok, allora devo affrettarmi, insomma. Ok, vai. Che vabbè, fratello Giuseppe, tu c'è la radio, ma insomma, devi fare spazio anche agli altri. È così. Sì, signore, subito, d'accordo, di corsa. Allora... Guarda, c'ho qui una scrittura, secondo Timoteo 2, 11 e 12, e poi Atti 14, Romani 8. Preparate il primo, secondo e terzo binario. Secondo Timoteo 2, 11? Sì, Dio ti benedica. Vai, tranquilla. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Alleluia, 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 alleluia. Quindi, se siamo fedeli, egli non può rinnegare se stesso. Allora, stiamo parlando dei premi. Stiamo parlando delle benedizioni. Stiamo parlando che diamoci da fare uscire dal deserto almeno con la lode, almeno con l'amore, almeno con la comunione in Cristo. Ed ecco che il deserto diventerà sempre più piccolo, fossi pure in una prigione insieme a Richard Wurmbrand, dirai: io di qui non esco. O coi piedi in avanti e con un bigliettino attaccato al piede, o perché è volontà di Dio. Io qua servo il Signore in questa prigione.
come predichi bene, fratello Giuseppe, ma tu sei capace di farlo, io no. Dio deve darmi la forza, che come faccio io a farlo? Io non posso fare niente. Io sono buono a nulla, va bene? Qualcosa di buono che faccio, non troppo, è Gesù che lo fa. Sarei capace di superare le torture, come dice Abumbra, che ne so io? Oggi come oggi no, Dio mi deve dare la grazia. Ce l'ho, non ce l'ho ancora perché, come Dwight L. Moody, un predicatore americano che non so se sapeva leggere e scrivere, uno dei più grandi predicatori, una signora molto pia è andata da lui, lui usava parolacce quando predicava questo, e, cioè non parolacce sporche, ma dico, sai, accidenti, all'inferno il diavolo, così, no? Parole grosse, non erano parole sporche. Era un grande predicatore, Moody, Dwight L. Moody. E questa signora molto pia gli fa, ma lui aveva fatto un sermone sul morire per Cristo, bellissimo sermone, e questa signora gli fa, signor Moody, lei ha la grazia per morire? E lui gli fa, signora, non sto morendo ancora. Quando moriamo la grazia arriverà, va bene? Gloria a Dio. Amen. Senti, diventerà Atti 14:22, va bene, che qui arrivano i premi, se teniamo duro. Atti 14:22, ma cosa dice? Fortificando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Va bene, non evangelo di prosperità, Dio ti vuole ricco, felice, molti soldi e ciao, ciao. Eh no, caro, qui ci sono tribolazioni da passare. Perché tribolazioni? Perché Dio ci tribola, Angela? Se Dio ci ama, perché ci fa tribolare? Per insegnarci. Ma no, risposta sbagliata. Dora, se Dio ci ama, perché ci manda tribolazione? Per aiutarci a essere più come Lui. Sbagliata ancora. Ma anche questo è vero. Forse sbaglio io, anche quello è vero. Ah, okay. No, è il diavolo che manda tribolazione, non è Dio che manda tribolazione. Dio le permette. È il diavolo, chi ha mandato la croce, Dio o il diavolo? Il diavolo, la tribolazione, il diavolo, chi ha fatto morire Gesù? Dio, il diavolo, Dio l'ha permesso per un bene maggiore, sì. Ma è il diavolo che manda i deserti, le tribolazioni, il giardino dell'Eden non c'erano queste cose, è stata colpa del diavolo e di Adamo ed Eva, non è Dio che ha creato le malattie, i deserti, le tribolazioni, no, le ha create il diavolo insieme ad Adamo ed Eva, e adesso in queste cose Dio le permette per tirarci fuori. Ok. Ci siamo? Così, sì. Quindi entrare nel regno di Dio tramite tanta tribolazione, e anche detto, entreremo nel regno di Dio attraverso deserti. Quindi preparatevi ad attraversare deserti, nel nome di Gesù Cristo. Deserti ci saranno. Non si possono evitare. Nel mondo avrete tribolazione, perché? Perché Dio si diverte a tribolare, ma non è il diavolo che manda tribolazioni, è lui che manda la grande tribolazione, il marchio della bestia. Dio manda il marchio della bestia, è il diavolo che la manda, però attraverso il marchio della bestia Dio ci farà vincere. Amen. Oh, hai letto Romani 8:17? No. Secondo Tessalonicesi 1, Seconda Tessalonicesi 1, Romani 8:17. Romani 8:17. Sì, per favore. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Oh, quindi gioite, gioiamo, non è solo tribolazione. Siamo coeredi, regneremo con Cristo se siamo fedeli. Se non siamo fedeli, in cielo si serviranno degli spazzini a spazzare le strade. Non so se ci sono, ma se ci fossero. Mm-hmm. Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versi 5 all'8. Seconda Tessalonicesi 1, 5 a 8. Sì. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù.
Alleluia, alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Amen. 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 Questo era il secondo? Secondo Tessalonicesi 1, 5 a 8. Ecco, primo Tessalonicesi 4, 18, l'ultima scrittura, bellissima. Primo Tessalonicesi 4, 18. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Consolatevi, fratelli. Un fratello di Sarchito ci ha mandato Isaia 35, leggiamo qualche scrittura. Isaia 35, 1. È una sorella celeste. Una sorella? Se sì. Dio la benedica. Dice, ciao fratelli, sono Celeste e a proposito di deserti, a me è capitato che dopo una piccola visione in cui lo Spirito mi diceva che ero sola nei deserti, il Signore mi ha dato Isaia 35. Per favore leggetelo in diretta. Grazie, leggi. Vi amo e benedico nel nome di Gesù. Ti benedica. Allora, leggi qualche scrittura, verso 1. In avanti. Il deserto e la terra arida si rallegrano, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza, le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron, essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacati, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Al verso 10, fino al 10. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, cane e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarrirsi. Sì, smarrirsi. In quella via non ci saranno leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. I riscattati del Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia. Il dolore e il gemito scompariranno. Alleluia. Amen. Amen. Cosa si riferisce a questo? Questo capitolo? Il deserto e la terra arida si rallegrerà, ma ci saranno le acque, verranno le acque. Di cosa parla? Sorgenti d'acqua del nostro deserto spirituale. Quello che viene dopo il deserto. Sì, datemi una parola, un indirizzo. I premi? Gesù? È la vittoria. Sì, ma è una località. Sion, località. Via Santa. Forza, forza. Gesù. Sì, Nuova no? Gerusalemme. Gerusalemme. Questa sorella è riuscita una profezia sulla Nuova Gerusalemme. Io non sapevo neanche che Isaia 35 parlasse della Nuova Gerusalemme. Ecco qui, adesso il Signore le ha mostrato questa sorella celeste. Questa è una sorella celeste. È una celeste. Si chiama Celeste. Si chiama Celeste. Sì, e sì. Quindi sta dicendo che la via maestra sta chiamata la via santa e questa sono la Gerusalemme. Cioè ancora fino adesso non è arrivata la via santa, va bene? E non ci saranno leoni, vi cammineranno i redenti. Dove sono questi? I redenti in cosa? In Cristo, no? Nuova Gerusalemme. Sì. I riscattati del Signore verranno a Sion con canti di gioia. Sion, cos'è Sion? Nuova Gerusalemme. Il monte del Signore. Amen. Anche cioè che rappresentano Gerusalemme. Otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito scompariranno. Amen. Sta parlando della nuova terra? No. Per nuova terra è conciata male. Sì. Se tu vedi Apocalisse 22, 14, 15, caro mio, nuova terra, sì, certo, meglio da adesso, non c'è il diavolo, d'accordo, ma ci sono idolatri, ci sono bugiardi. Quindi, che qui dice che il dolore gemito scomparirà, non sta parlando di nuova terra, sta parlando di cose migliori,
Cara Celeste, sia dimostrato la nuova Gerusalemme. Grazie, nel nome Gesù. Di Gesù Cristo. Bello che i fratelli ricevano profezie, messaggi. Fratelli, siete super duper. Vi amiamo tantissimo. Grazie, Signore. Che dolci che siete. Alleluia. Grazie, grazie. Che comunità mondiale meravigliosa che Gesù ci ha dato. 50 nazioni, fratelli di tutti i colori, lingue, eccetera. Alleluia. Gloria, gloria. Se posso ti leggo altri messaggi che i fratelli hanno scritto con le loro testimonianze, come hanno attraversato anche loro dei deserti dolorosi, però sono usciti. Una da parte di Massimo e Maria. Ciao fratelli, io e mia moglie nel 2014, subito dopo aver avuto il primo figlio, siamo entrati nel deserto. È stato bruttissimo, è durato quasi 3 anni, nei quali abbiamo lasciato la chiesa e il diavolo ci ha isolati per poi distruggerci. Ci siamo allontanati da Dio per un periodo e la nostra vita era un inferno ogni giorno. Io e Maria siamo arrivati a cose molto spiacevoli nel matrimonio, fino a quasi separarci. Poi, quando pensavamo di aver toccato il fondo, avevamo saputo la notizia che Maria era incinta. Per di più, 2 gemelli e con una malattia per i bambini. E qui bisogna svegliarsi, abbracciarsi, mettersi in comunione, in ginocchio, cercare Gesù, trovarlo, ubbidirlo. Forza. Non potete comprendere come stavamo male. Immagino. La nostra situazione matrimoniale, il nostro distaccamento da Dio, e ora una gravidanza che non stavamo aspettando, con grossi problemi. Dopo un intervento chirurgico in gravidanza, sono nati i bimbi con possibilità di deficit permanenti. E Maria cadde in una forte depressione postparto che dura quasi 2 anni. Un disastro completo. Ma in tutto questo tempo Dio non ci aveva mai lasciati in balia della tempesta. Era necessario che passassimo questo deserto per conoscere meglio quanto Dio fosse grande e fedele e per la nostra crescita. Quel deserto era essenziale per noi, di vitale importanza. Poi insieme siamo andati dal Signore e Dio ci ha grandemente benedetti per aver superato insieme questa grande prova. E ora ringraziamo Dio per tutto. I nostri figli sono nati sani, un miracolo. Stavano per morire entrambi per la trasfusione feto-fetale, ma il Signore li ha salvati. E il nostro matrimonio ora è un giardino fiorito. Wow. La nostra fede è come un fiore profumato. Wow. Gloria a Dio. Gloria sia tutti insieme, fratelli. Da tutte le nazioni. Gloria al Signore. Grazie, Signore. Guarda, gioiamo come gioisce Dio. Il Signore gioisce a vedere questi suoi figlioli che vanno a Lui, vengono a Lui e ritornano ad amarsi e tornano a perdonarsi come Lui perdona noi. Il Signore gioisce. Non è bello far contento il Signore? Sì. Cosa c'è di più bello? Niente. Gloria al Signore. Grazie Signore, loro ci hanno inviato questo messaggio più o meno 1 ora fa, mentre c'era il messaggio del deserto. Un'ora fa, no, ma durante sì, il deserto. Durante il messaggio Gloria del deserto, Signore. Sì. Sono contento che parla ai fratelli. Fratelli, che questo messaggio vi ha parlato, per favore scriveteci qualche commento, che quando ci mettiamo insieme in comunità, fra poco ci riuniremo, mangeremo insieme, Angela e Dora possono leggerceli. Amen. E poi un altro messaggio da parte di Alessandro. È un giovane adolescente, racconta anche lui alcuni problemi che ha attraversato. Un saluto con affetto e un abbraccio a fratello Giuseppe, alle sorelle con le loro bellissime voci e tutta la vostra famiglia che vi segue. Anche lui ha scritto durante il messaggio. Chi è? Alessandro. Alessandro, grazie Alessandro. Tra poco ti voglio bene. Inizierò gli esami di maturità. Senza che mi metta a parlare della scuola, perché tanto sappiamo tutti a che livello si trova ogni giorno. Giusto. Vorrei chiedere una piccola preghierina di qualche secondo per me, per questi esami. Il Signore sa cosa ho passato in questi anni, e nonostante il bullismo, nonostante la mancanza di umanità da parte praticamente di tutti, sia professori che alunni, non ho mollato. Il Signore mi è sempre stato vicino, anche quando ero arrabbiato con Lui.
e grazie a lui sono riuscito a superare, con l'aiuto di nessuno, periodi che per un ragazzo dall'età media di 15-17 anni senza Gesù Cristo avrebbe fatto una brutta fine. Amen. Amen. Quando finisci voglio pregare. Ma posso dire che è anche grazie ai momenti così di intensa oscurità e solitudine che sono diventato più forte. Ai momenti come? In questi momenti di intensa oscurità e solitudine, sì, sono diventato più forte. Amen. Io credo che il Signore voleva farmi diventare più forte e per questo motivo ha permesso quei brutti momenti. Amen. Il deserto è... E lo scopo del deserto è questo, Alessandro, fatti diventare più forti in Cristo, cioè vincerlo. Amen. Anche questo anno pensavo di non farcela. Nonostante tutto quello che ho passato, mai una volta sono stato bocciato. Perché la sofferenza mi aveva tolto la voglia di studiare, di impegnarmi, mi aveva tolto il sonno e quindi la capacità di concentrazione, senza parlare di attacchi di panico e altro, che grazie al Signore non ne soffro più. Mi svegliavo nel pieno della notte con la paura di strozzarmi, con la paura della morte. Ma poi ho accettato la salvezza. E da subito il Signore è stato lì ad accettarmi, a capirmi, a consolarmi e aiutarmi. Gloria, Signore. Grazie al Signore ho anche imparato ad amare di più me stesso. Gloria, a non essere Signore. Più invidioso, a non pensare troppo al giudizio degli altri. Sono stati brutti momenti. Ma il Signore ha saputo usare quei brutti momenti per cambiarmi, per diventare un vero soldato di Cristo. Gloria, Signore. Io devo la mia vita a Gesù. Gloria, Signore. Se oggi sono qua, devo la mia vita a Gesù. A Gesù. Ormai mancano pochi giorni e non ho praticamente nessuna ansia, nessuna paura, né paura del fallimento, né paura dei pensieri del diavolo. Il Signore ha bloccato ogni attacco del diavolo in preparazione di questi ultimi esami. Grazie fratelli di tutto quello che fate, vi seguo sempre, Dio vi strabenedica. Gloria a Dio, Alessandro. Signore, preghiamo. Sì. Signore Gesù, io prego per Alessandro, Signore, amen, che se lui deve finire questi esami, le aiuti a superarli, Signore, e che possa usare Gesù questi esami, il diploma, eccetera, per la tua gloria, amen, per essere un buon testimone per te, Signore. Amen. E Signore, essere un buon evangelista, Signore, essere un buon servo di Dio. Con diploma, senza diploma. Grazie, amen, Signore. Alleluia. Io sono autodidatta, non vengo da scuole e questo anche mi ha consentito di sviluppare la mia fantasia, intuito tante cose che nelle scuole invece ti bloccano. Infatti ci sono dei scienziati cristiani che dicono che le scuole uccidono la creatività, l'immaginazione. E, infatti Einstein ha detto che l'immaginazione è più importante della conoscenza. Perché senza immaginazione non pionierizzi, non ti addentri in sentieri che altrimenti non andresti. Ci vuole l'immaginazione. Immagini che in quella direzione è la via giusta. Edison ha inventato la lampadina dopo più di 1000 esperimenti falliti. Ha avuto 1000 diverse immaginazioni finché ha toccato il tasto giusto, Edison. E allora voglio dire, preghiamo che lui passi gli esami. Va bene? Quindi Dio può usare anche, Dio ti può usare non grazie al diploma, ma nonostante quello, ti può usare anche. A volte c'è tanta pressione, parenti, abbiamo speso soldi. Però sappi che fratelli che invece non avete diploma, non vi scoraggiate perché Gesù non l'aveva. Atti 4:13 dice che sia pieno ignoranti, senza istruzione, senza diploma. Dora qui mi fa gli occhietti. Neanche io ho un diploma. Lei gli mancavano 3 mesi a prendere il diploma e si è rifiutata. Io gli ho detto, ma 3 mesi? No, dice, non voglio aspettare. No, ho aspettato 3 anni per seguire Gesù, non potevo aspettare 3 mesi ancora. Cioè, e sua madre, che lei è un pezzo grosso scolastico, quando gli ha preso un colpo e contraccolpo. E anche io studiavo nella stessa scuola con lei, doppio colpo. E dopo una ventina d'anni, quando è stato lì... Ecco che lei ancora, ti è mancato il diploma? Mai, né un secondo. Assolutamente. Né un secondo. Però il segreto è essere discepola di Gesù. Sì, perché sennò... Ma guarda, io preferirei, poi ognuno faccia quello che vuole, per l'amore di Dio, ognuno deve scegliere, non vi dico cosa dovete fare, dico cosa farei io, poi voi fate quello che volete. Io preferisco essere un piccolo falegname, per esempio, va bene, come Gesù, o idraulico se vuoi, o elettricista,
Elettraute è meglio, quello che ripara la corrente nelle macchine. Perché? Lo so. Elettraute è meglio di un elettricista. Non lo so. L'elettricista lavorare magari un mese a mettere cavi in una casa, no? Ma c'è il padrone, c'è due o tre lavoratori lì, no? Sì. Ma un elettrauto deve, se, meglio perché deve riparare l'elettricità nelle macchine, no? Perché è meglio? Non lo so. Innanzitutto può riparare anche la mia ogni tanto, ma non per qual motivo. Perché nell'elettrauto ogni giorno c'è gente diversa che arriva, puoi evangelizzarli. Capito? Sì. Ogni cliente viene con la macchina, lo evangelizzi, dice che questa macchina qui non esce se te non ricevi Gesù. Sto scherzando, ma insomma quasi. Va bene? Quindi io preferirei un lavoro. Poi quando te prendi un diploma, dottore, ingegnere, avvocato, puoi fare solo una cosa. C'è un milione di diversi lavori che potresti fare, però tu, siccome sei dottore, solo il dottore, solo l'avvocato, solo questo, solo quello. Invece uno come me, che è buona nulla, io ho fatto di tutto, però il lavoro mi mancava mai perché io non solo cambiavo posto di lavoro, ma cambiavo professione. Io mi sono stancato di fare falegname e ho trovato un negozio perché mi piaceva quel negozio, perché facevano i dolci, facevano i panettoni, facevano. E poi mi sono stancato di mangiare dolci, sono andato a lavorare in una caffetteria e poi metalmeccanico, cioè, tutto, cioè praticamente libero, capito? E così ho imparato un po' di tutto. Adesso sono capace di piantare un chiodo in un pezzo di legno. Se devo fare una sedia, uno sgabello, posso anche farlo. Riparare la macchina non proprio, però posso fare alcune cosette, capito? E la cosa più importante che ho imparato è evangelizzare. Dici, cosa c'entra con riparare la macchina? C'entra, c'entra, c'entra. Perché? Perché vado ad evangelizzare i meccanici e ci pensano loro, capito? Man, Quando arrivano, dico, guarda, c'è questa macchina, costerà caro tutto, però io sono missionario, cos'è che è questo? Magari faccio preghiamo, magari riceve anche il Signore Gesù, alla fine questo qua fa pagare poco e a volte niente, vero o sì, è vero, sì. no? Va bene? E quindi non devo essere meccanico, ci sono i meccanici che lo fanno, fanno buon prezzo e spesso gratis. Perché? Perché tu li evangelizzi, no? Sì, perché il Signore Dice, tocca il guarda, gli dico, il cuore. mio budget è piccolo, non è grande. Io vado in giro, ho cappello in mano, evangelista, missionario, gli faccio vedere sempre qualche fotografia, la facciamo vedere del lavoro che abbiamo fatto, le persone che, sai, regaliamo il cibo di qui, quattro soldi di là, cioè, e gli dice, ah, beh, ottimo, anche io vi aiuto, benissimo. Altrimenti si paga, capisci? Infatti, chi è che ci ha insegnato? Gesù insegna queste cose. Gesù l'ha insegnato. Dove lo dice? Matteo 10. Matteo 10. Quando entrate in una città, investigate dove sono le capre. No, no, chiedegno. Investigate le pecore. Ha detto Gesù Matteo 10. Quando andate in una città, investigate chi è degno e lì Rimanete. rimanete. Cosa vuol dire rimanete? Traduce rimanete. State lì. Ma vuol dire pizza, lasagne e cannelloni. Alloggio, vitto. Come fai a rimanere una casa finché parli? Io sto qui un mese a evangelizzare la città. Che mangiano? State, sono degni? Sì, sono degni. Mangia e bevi tranquillo. D'accordo? Eh Quello sì, che il vi Signore mettono davanti. provvede, sì. Guarda, i fratelli disoccupati, scrivetemi a me. Angela, prendi Sì. nota. I fratelli disoccupati, vieni da me che io gli do lavoro. Sì. Io qui da Sud America do lavoro a tutti. Angela, apriamo un'agenzia di collocamento. Va bene? Ok, è quello che ci manca. Perché? No, va bene. No, io ho capito il messaggio che l'hai detto spesso in Come radio. quello che ci manca? Perché Agenzia matrimoniale ne abbiamo, agenzia di lavoro no? adesso ne Perché abbiamo. no? Perché no? Sono un agente di Gesù a piede libero. Agenzia matrimoniale perché sono nei matrimoni. Basta che sono vergini con olio, va Amen. Amen. bene? Ci aiuti. E, agenzia di collocamento, fratelli che siete disoccupati, gioite, saltate di gioia, lodate di, oh, finalmente sono disoccupato. Perché saltate di gioia? Hai tempo per evangelizzare. Oh, viene il diavolo dice, sì, ma cosa mangi? Cosa bevi? Quelli che predicano il Vangelo vivranno del Vangelo, 1 Corinzi 9:14. Quelli che predicano il Vangelo vivranno dal Vangelo. Quindi no, no, la prima cosa che io da missionario ho dovuto imparare è stata passare il cappello. Infatti, vedi, c'ho diversi cappelli.
C'erano tutti. Adesso ne ho trovato uno finalmente per la pioggia, che io gli ombrelli non mi piace, li ho persi tutti. E io ho un cappello tipo cowboy, tipo, però che l'acqua non entra. Un cappello di cuoio. Capisci? Che avevo un cappello l'altro giorno, una volta, si è inzuppato, è diventato uno scolapasta. Ricordi il cappello sì, nero? Sì, perso anche il colore. Uno scolapasta è diventato. No, non ci vedevo più. Cioè, ma questo cappello è pesantito. Poi vado in giro, dico, no, l'ombrello no, resisto. Sai, c'è Angela, si è preso un ombrello di 2 metri lì, caro mio. È sempre il bastone di Mosè. Guarda. E io no, no, niente, preferisco bagnarmi. La giacca andava bene, le scarpe bene, però il cappello non c'è. Finalmente vedo uno, qui è stato pochi mesi fa, pioveva di rotto, e io il cappello di cuoio, tranquillo, come una Pasqua. Ho detto, caspita, io qua, is there something I don't know? C'è qualcosa che io non so? Insomma, cerca di... Ho trovato il negozio con il cappello di cuoio che l'acqua non entra. E così... 4 risparmi di qua e di là, convinto la tesoriera qui e l'abbiamo comprato. Va bene, prima dei cappelli dove eravamo? Stavo dicendo, se siete disoccupati, Angela è la segretaria della segreteria, lei è la segretaria capo dell'ufficio di collocamento. Oh, grazie. Fratelli, I was promoted even now. Nominata sul campo di battaglia. Io pensavo che tu ti prendi cura di questo. Nominata sul colpo. No, ma io ti assisto. Oh, grazie. Allora, io sono segretario della segretaria. Allora fratelli okay. Disoccupati, sulla nostra pagina della nostra radio, La nostra chiesa c'ha dei volantini che stampate a quale prezzo? Quanto costa stamparli? Zero gratis, tutto gratis. Copyright quanto costa? Copiate bene. In inglese copyright si dice copyright, mm-hmm. Copiare è giusto, sì, copiare sì. Bene, right. Sì. E quindi scaricate, stampate e distribuire. Non posso fare anche questo per voi. Guarda, dovete darvi una mossa, fratellini e sorelline. Andate in giro con i volantini CD, DVD, quello che vi pare dentro, sempre stesso prezzo, pagato da Gesù. Vabbè, mettete da parte la decima, il mio suggerimento, poi Dio vi benedice. E allora cosa fate? Date volantini, CD, DVD, quelli che non hanno soldi, almeno regalategli un volantino. Il CD, DVD e quello cioè, sono un po' cari, però volantino a tutti. E se passate il cappello senza paura, va bene, alla sera avrete soldi per pagare l'affitto, per comprare, per portare una busta di cibo per la vostra moglie che vi aspetta con la pentola, va bene, alla fine del mese ci saranno soldi per l'affitto. Quindi fratelli disoccupati, per cortesia smettete di lamentarvi, tasche, volantine nelle tasche, CD, DVD e andate a cercare le pecore. Ci sono anche queste librerie evangeliche, io andavo sempre, e vendono dei nuovi testamentini, va bene, io mi ricordo le pagavo 4.000 lire e quindi le pecore, gli ho offerto un nuovo testamento. Ho detto, qui c'è un nuovo testamento tascabile, se vuoi te lo posso dare. Dice, quanto costa? Guarda, il valore è 4.000, però dai un'offerta per la missione, anche Dio ti benedica. E allora mi dà 10.000 lire, mi dà 5.000, 6.000, cioè alla fine della giornata abbiamo abbastanza soldi per l'affitto, per il cibo e per tutto. Va bene? Quindi ragazzi, bisogna armarsi di buona volontà. La disoccupazione per un missionario non esiste. Va bene? Io non sono mai stato un predicatore, solo missionario. Va bene? La mia scuola teologica non è mai stata scuola di predicazione, scuola missionaria, cioè testimoniare. Io non predico, io testimonio. La predica è un fariseo può predicare, oh, Dio è grande, Allah Akbar, d'accordo, Dio Akbar, Gesù Akbar. Invece un testimone cosa fa? Testimonia? È il cambiamento della sua vita. Quello che è successo a lui, il tuo modo migliore per evangelizzare è la tua storia. Sì, cos'è sì, il Vangelo? È la storia di? Di Gesù. Poi c'è il nostro Vangelo, come noi siamo stati cambiati in Cristo. Amen. Va bene, fratelli? Amen. Disoccupati, prendete nota, non voglio ricevere un'email che dice mia moglie non ha soldi per cucinare, non ha soldi per l'affitto, non voglio sentire queste storie. Va bene? Dovete armarvi di armi spirituali, va bene, volantini, Bibbia, e andate e passate il cappello. Dio vi benedica, cappello per la pioggia, cappello per il sole, cappello è una cosa simbolica, non è che per forza il cappello. No. Dio vi benedica, amen. Angela. Amen. Sì, facciamo una pausa, vai. Mettiamo un bel canto e poi continuiamo con le testimonianze da parte dei fratelli.
ascoltiamo Rialzati, il gruppo Shekinah.